Ciao e bentornati a Crochet Romance. Oggi vediamo come realizzare la copertina che avete visto nelle foto in anteprima a questo video, ed è una copertina davvero facile perché si sviluppa su una sola riga che va ripetuta per tutta la lavorazione. Quello che creerà la bellezza sarà l'abbinamento dei colori, la variazione delle strisce. Quindi questo progetto ve lo consiglio per fare copertine di una dimensione bella importante, anche per fare coperte matrimoniali, coperte per letti singoli, per abbinarci dei copricuscini, quello che volete. Io ho realizzato una copertina da lettino, quindi nella misura standard 1 m x 1,30 m, e vi darò qua in questo video le indicazioni per le catenelle precise per questa misura con il filato che ho usato io, però ovviamente voi potete giocare aggiungendo più o meno catenelle e quindi ingrandendo o diminuendo il lavoro. Per realizzare questo progetto ho usato il filato Mon Amour, che è un filato della Mistricot in 100% microfibra. Nell'info box vi lascio il link per poterlo acquistare. Adesso vi ho messo qua un esempio di un colore, ma per la copertina ho usato il colore petrolio, colore 36, codice 36, abbinato al colore 2, colore panna. Questo filato arriva in gomitoli da 50 grammi per 135 metri e si lavora con l'uncinetto 3,5 per questo progetto. Il punto della copertina è un multiplo di 9 più 6, quindi avviate le vostre catenelle in base alla misura che volete fare. Io ho avviato 104 catenelle. Ovviamente vi faccio vedere la lavorazione su un campioncino. Vi spiego le 104 catenelle. In pratica ho lavorato 22 motivi per ogni riga, che sono quindi 9 per 22 uguale 198, più 6, perché dobbiamo per fare combaciare i laterali aggiungere altre 6 catenelle, fanno 204 catenelle. Quindi, come vi dicevo, io ho avviato un multiplo per un campioncino, per farvi vedere la lavorazione, un multiplo di 3 volte 9 più 6. Quando avete quindi avviato le vostre catenelle, fate ancora altre 4 catenelle aggiuntive, 1, 2, 3 e 4. Queste 4 catenelle sostituiscono la vostra prima maglia alta doppia. Poi filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella 6ª catenella dall'uncinetto, quindi 1, 2, 3, 4, 5, qui abbiamo la 6ª, entriamo qui e lavoriamo una maglia alta doppia. Filo 2 volte sull'uncinetto, lavoriamo una maglia alta doppia nella maglia successiva. Poi facciamo 3 catenelle, filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e lavoriamo una maglia alta doppia. Filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva, facciamo una seconda maglia alta doppia, filo 2 volte sull'uncinetto, entriamo nella catenella successiva e facciamo una terza maglia alta doppia. Quindi abbiamo creato il nostro primo elemento. Abbiamo in pratica 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. Ora saltiamo 3 catenelle e lavoriamo il prossimo gruppo, quindi filo 2 volte sull'uncinetto, nella 4ª catenella lavoriamo una maglia alta doppia.
Una maglia alta doppia nella catenella successiva e una maglia alta doppia nella catenella successiva. Avremo così 3 maglie alte doppie, 3 catenelle e andiamo a lavorare 3 maglie alte doppie sopra le 3 catenelle successive. E abbiamo creato il secondo gruppo. Ora si ripete fino alla fine della riga, quindi saltiamo 3 catenelle e nella quarta cominciamo con il prossimo gruppo. Quindi dovremo fare 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. Poi saltare 3 catenelle e continuare fino alla fine della riga. Ok, sto per terminare la prima riga, quindi l'ultima maglia alta doppia la dovreste fare nell'ultima catenella che vi è rimasta. Se dovreste aver sbagliato e vi rimangono delle catenelle in più, semplicemente andate a sciogliere il nodino qui fino a quando, man mano, una catenella dopo l'altra, potete aprire questo nodino fino a quando raggiungete l'angolo per la vostra ultima maglia alta che completa sempre un motivo. Quindi 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. Ok, fatto questo, possiamo passare alla seconda riga che è praticamente uguale, cambia ovviamente solo l'inizio perché non lavoriamo più sulle catenelle, ma tutte le prossime righe le lavorerete sempre alla stessa maniera. Quindi giriamo il lavoro senza neanche fare la catenella. Saltiamo la prima maglia alta doppia e facciamo una maglia bassissima nella seconda maglia alta doppia. Poi una maglia bassissima nella terza maglia alta doppia e una maglia bassissima attorno all'archetto di 3 catenelle. E adesso lavoriamo 4 catenelle in sostituzione di una maglia alta doppia. Filo due volte sull'uncinetto, entriamo nell'archetto di 3 catenelle e lavoriamo una seconda maglia alta doppia. Due volte il filo sull'uncinetto, entriamo nell'archetto e facciamo una terza maglia alta doppia. L'ho presa male, quindi rifacciamo il punto. Ok, quindi adesso ho 3 maglie alte doppie, di cui la prima è costituita da 4 catenelle. Facciamo 3 catenelle di separazione e lavoriamo attorno all'archetto di 3 catenelle altre 3 maglie alte doppie. 1, 2 e 3. E abbiamo formato di nuovo il nostro motivo. Ora saltiamo direttamente nel prossimo archetto di 3 catenelle e lavoriamo il seguente motivo. Quindi facciamo 3 maglie alte doppie. Tre catenelle e 3 maglie alte doppie. Quindi d'ora in poi dovete sempre lavorare nello spazio di 3 catenelle. Ok, fatto il secondo motivo, entro nel successivo motivo, quindi salto queste 6 maglie alte doppie e lavoro sempre solo nell'archetto di 3 catenelle, lavorando 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. E questo si ripete per tutta la copertina.
Poi io ho giocato con i colori, quindi ho lavorato nel mio esempio, nella copertina che ho fatto io, ho fatto 5 righe con il turchese, poi una con il panna, poi 3 con il turchese, poi una con il panna. E questo l'ho ripetuto per tutta la copertina. Quando ho raggiunto quasi la lunghezza desiderata, dopo aver lavorato una riga, dopo aver lavorato 3 righe con il turchese e poi una riga con il panna, ho terminato con altre 5 righe di turchese per ovviamente fare combaciare l'inizio e la fine della copertina. Però voi siete liberi di cambiare il colore come vi piace oppure di lavorare la copertina tutta in tinta unita come volete voi. Ok, quando avete lavorato attorno all'ultimo archetto di 3 catenelle, avete completato la riga. Questo angolino rimane senza lavorato. Per fare la prossima vi basterà quindi girare, saltare la prima maglia alta, lavorare una maglia bassissima nella seconda maglia alta doppia, una maglia bassissima nella terza maglia alta doppia e una maglia bassissima attorno all'archetto e poi continuate a lavorare come prima, quindi 4 catenelle in sostituzione di una maglia alta doppia, 2 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie e poi come prima fate in ogni archetto di 3 catenelle 3 maglie alte doppie, 3 catenelle, 3 maglie alte doppie. Nel momento in cui volete cambiare il colore, perché state lavorando a 2 colori, non vi serve avvicinarvi all'archetto con delle maglie bassissime, semplicemente avete terminato la riga, chiudete l'asola, tagliate il filo. E poi girate il lavoro, quindi se abbiamo finito di lavorare qui, ok, in questa direzione, giriamo il lavoro, il nuovo colore inizieremo da qui. Quindi ricordatevi, a fine di ogni riga girate, voltate il lavoro. E per agganciare il nuovo colore non vi serve fare le catenelle, le maglie bassissime, semplicemente prendete il nuovo colore, fate un'asola d'avvio, lasciate un pochino di codina per poter andare a cucire successivamente, entrate con l'uncinetto nell'archetto da davanti verso dietro, stringete un pochino l'asola, la portate sul davanti e fate una maglia bassissima per fermarla. Poi fate le vostre 4 catenelle in sostituzione di una maglia alta doppia e poi lavorate normalmente. E questo è già tutto per questo tutorial. Spero che vi piace il progetto, veramente facile, facile e veloce da fare. Iscrivetevi al canale e lasciatemi un commento sotto a questo video e condividetelo con i vostri amici. Ciao!